Allora, qua abbiamo Sergio Olivotti. Oh, hai sentito dei botti? Ma... Ciao a tutti amici, oggi siamo al Book Pride! Cos'è il Book Pride? È praticamente un festival, diciamo, no? Tu mi dici sempre... cos'è un... Una fiera. Una fiera, ecco sì, una fiera del libro che è nata nel 2015 per dare voce alle editorie indipendenti, che sono praticamente le case editrici piccoline che non sono tanto conosciute. E io sono molto legata a questo festival, perché continuo a dire festival, non mi ricordo mai, no. Questo festival perché è stato il primo di tutti che, a cui sono andata nella mia vita. Quindi sono legata, quindi ora andiamo ed entriamo! Ragazzi, stiamo entrando, andiamo! Non vedo l'ora! E adesso si fa un tour di Pittenberg! Preferite. Andiamo. Ecco qua. Ciao. Immancabile. Allora, qua abbiamo Sergio Olivotti. Oh, hai sentito dei botti? Lo so perché mi sono letta all'inizio. Scusate. Perché praticamente è uscito il suo nuovo libro pubblicato dal Glifo Editore, che è Otto Erino. Otto Erino, è incredibile questo nome. Sì, è bellissimo. Quindi ti chiedo soltanto di parlarcene un po' molto brevemente. Ecco, vedi? Bravo. Sì, è un bel ambiente qua. Proprio... Allora, Otto Erino è la storia di due vecchietti molto in gamba. È un po' autobiografico perché i due vecchietti hanno dei problemi di udito e capiscono sempre fischi per fiaschi. È un libro con un finalino a sorpresa, ve ne leggo un pezzo? Sì, dai un pezzettino. È arrivata una gallina? Wow, un ovetto lo mangerei, un viaggio sui Pirenei. Ma dico, sei fuori di testa. Invitare un Maori a una festa, a quello si mangia tutta la torta. Ha bussato alla porta. Tranquillo, vado io a aprire. E già si intuisce questa storia. Che sarà molto divertente. Sarà divertente? Dai, credo di sì. Vediamo. Vediamo. Quindi lo consigliamo. Dici, sì, lo consigliamo. Dobbiamo consigliarlo. E dato che adesso lo prendo, quindi ve lo consiglierò anche. Anche poi però. In una casa. Qua abbiamo Teresa Capezzuto. Ciao. Con il suo nuovo libro che mi piace tanto. È suo. È pubblicato dal Ciliegio Editore. Parlaci un po' del libro. Sì, è un albo illustrato molto divertente. È scritto da me, Teresa Capezzuto, illustrato da Albertina Neri, pubblicato da Edizione Ciliegio. Mi piace tanto perché fotografo un po' alcune situazioni sia molto fantastiche, fiabesche, sia più quotidiane, dove i bambini possono dare libero sfogo alla propria creatività, possono scegliere quello che piace di più a loro e sperimentare in piena libertà quello che vogliono. Ed è
dedicato sia ai maschietti che alle femminucce. Ciao ragazzi, stiamo andando a cercare Stella e cerchiamo anche lo stand di Sabire Orto della Cultura, dove lei è. Quindi... Adesso stiamo uscendo per tornare a casa, abbiamo preso tantissimi libri, cioè tantissimi, normali, abbiamo preso molti libri che sono anche pesantissimi e devo dire che è stato davvero bellissimo perché diciamo che non c'era tantissima gente, quindi si è stato bene, ma poi anche è bellissimo rivedere tutti gli autori, prendere i libri e quindi è stato bellissimo, ve lo consiglio tantissimo, ma ora è giunto il momento di andare. Dove andiamo? Quindi, a casa.